considerate disdicevole la curiosità che ho avuto di incontrare un illustre malato come voi. La vostra reputazione, che si estende dovunque, può perdonare la libertà che mi sono preso. Servito a vostro, signore. Vedo, signore, che mi state osservando attentamente. Quanti anni mi date? Penso possiate avere a più 26, 27 anni. Ne ho 90. 90? Sì, è un effetto della mia arte. Conosco il segreto per mantenermi fresco e vigoroso. Veramente? Un vegliardo d'aspetto giovanile per i suoi 90 anni. Sono un medico, per così dire, di passo. Vado di città in città, di provincia in provincia, di regno in regno, alla ricerca di casi clinici illustri di cui valga la pena di occuparsi. Non mi degno di gingillarmi con la minutaglia delle malattie comuni, con sciocchezzuole come i reumatismi, le fustioncelle, i vapori o mal di testa. Io esigo malattie di una qualche portata. Belle febbri continue con interessamento cerebrale, belle febbre esantematiche, belle pestilenze, buone idropisie conclamate, buone pleuriti con infiammazioni broncopolmonari. È lì che mi sento appagato, è lì che trionfo. E vorrei, signore, che voi soffrisse di tutte le malattie che ho elencato, che foste abbandonato da tutti i medici in una situazione di disperazione, di agonia, per mostrarvi quanto grande sia il mio desiderio di rendervi un servizio. Oh, mi sono obbligato, signore, per tutte le gentilezze che mi dimostrate. Datemi il polso. Eh? Su, coraggio. Qui bisogna pulsare come si deve. Il polso. Oh, ma questo polso fa i capricci. Come si vede che ancora non mi conosce? Chi è il vostro medico? Il dottor La Squacquera. No, non è presente nella lista dei grandi medici che ho compilato. Secondo lui, di cosa siete malato? Ci si è malati il fegato, e gli altri dicono la milza. Sono tutti ignoranti. Malati sono i polmoni. Che cosa vi sentite? Ogni tanto mal di testa. I polmoni. Talvolta mi pare di avere un velo davanti agli occhi. I polmoni. Accuso anche una certa stanchezza in tutte le membra. I polmoni. Ho talvolta dolori al cuore. I polmoni. Vi prende anche un certo torpore dopo il pasto e vi piace schiacciare un sonnellino? Sì, signore. I polmoni. Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il vostro medico è un somaro. Ve ne manderò uno io e verrò a trovarvi di tempo in tempo mentre rimarrò in questa città. Mi sono obbligato. E di quel braccio lì cosa ne fate? Come? Fossi in voi, questo braccio me lo farei tagliare immediatamente. E perché? Non vedete che trae a sé tutto il nutrimento impedendone all'altro di disporne adeguatamente? Sì, ma del mio braccio io ho bisogno. Anche l'occhio destro mi farei cavare se fossi in voi. Cavare un occhio? Non vedete che trae a sé tutto il nutrimento? Credetemi, fatemelo cavare. Vedrete assai meglio dall'occhio sinistro. Non c'è fretta. Vi saluto. Mi dispiace dovervi lasciare così presto, ma devo partecipare a un importante consulto per un uomo che è morto ieri. Per un uomo che è morto ieri? Sì, dobbiamo vedere cosa si sarebbe dovuto fare per salvarlo. Arrivederci. Voi sapete che i malati non accompagnano il dottore alla porta. Sento un formicolio, ho la palpitazione. L'orecchio fa un ronzio, ho un calo di pressione. Il cuore sulla destra, il fegato qui in basso. Ho male dappertutto, in pancia come un sasso. Ho una frenesia, mi prende un capogiro. A volte sono insonne o dormo come un ghiro. Spiegatemi per pacco, ho perso ogni interesse. Perché son tanto fiaco, avrò mica l'AIDS. Non è colpa mia se ho l'ipocondria. Vorrei sposare il medico, sto in fila in farmacia. Credetemi, vi prego, ho sempre un nuovo sintomo. Il fastidio, la stanchezza, qualsiasi cosa amplifico. Non è colpa mia se ho l'ipocondria. Farei anche da cavia pur di provare un farmaco. Credetemi, vi prego.